L'affresco sono una delle figure di sfondo. L'affresco sono una delle figure di sfondo. Fotografia meticolosa, senza sbavature. Minuto. Nomi, luoghi, fatti, riflessioni, il taccuino degli ultimi giorni convulsi. Le lettere ingiallite e decrepite. Polvere dei decenni trascorsi. Al centro campeggiano il Papa, l'Imperatore, i Cardinali e i Principi d'Europa. Ai margini gli agenti discreti e invisibili che fanno capolino dietro le tiare e le corone, ma che in realtà reggono l'intera geometria del quadro. Lo riempiono e senza lasciarsi scorgere consentono a quelle teste di occuparne il centro. La storia dice che chi tocco muore. Con tale immagine nella mente mi risolvo a tenere questi appunti. Amici, fratelli, compagni di ventura. In tutta la vita non ho mai vergato righe per me stesso. Non c'è pagina del passato che possa compromettere il presente. Non c'è traccia alcuna del mio passaggio. Dietro di me c'è una scia di sangue che comincia da lontano in un giorno di maggio e arriva fino qui. Non un nome, non una parola. I nomi sono nomi di morti, i miei e quelli di coloro che hanno percorso tortuosi sentieri. Non un nome, non una parola. Thomas Münzer, torturato e giustiziato 20 anni fa. Elia Silminatore, decapitato dalla spada di un mercenario in una strada fangosa. Hans Huth, soffocato in carcere dall'incendio del suo stesso giacinto. Jans Denk, soffocato dalla peste in questa stessa città. Becker Hoffman, morto di marciume nelle prigioni di Van de Mondo. Jan Wolters, primo Wagner nelle terre d'Olanda. Jan Matis di Arte, di un pezzo del Francesco di Parma. Jan Van Valenburg, decapitato a Wilton. Jan Robert Cotterella, Bernard Pippettoni. Jan Grant, indottimato, giustiziato e sponti. Bruciato il 22 ottobre del 1544. Insegnano che i palazzi sono micidiali altrettanto quanto i campi di battaglia, solo che qui dentro i rumori della guerra giungono attutiti, diluiti nel parlottio delle trattative e delle menti di questi uomini assassini. I nomi sono nomi dei morti. Niente è ciò che sembra nei palazzi romani. Ed io, l'ultimo sopravvissuto di un'era senza fortuna, una stirpe che la storia ha voluto cancellare. Gli anni che abbiamo vissuto hanno seppellito per sempre l'innocenza del mondo. Vi ho promesso di non dimenticare. Vi ho portato il sacco della memoria. Nessuno può cogliere il quadro dell'insieme, vedere contemporaneamente la figura e lo sfondo, l'obiettivo finale. Nessuno può cogliere il quadro d'insieme. Nessuno, eccetto coloro che tengono le fila di queste trame. Uomini come il mio signore, come il Papa. Voglio tenere tutto stretto fin dal principio.
che i dettagli, il caso, il fluire degli eventi, prima che la distanza offuschi per sempre lo sguardo che si volge indietro. E attutisca il frastuono degli eserciti, delle grida, il riso, le armi. Eppure, solo la distanza consente di risalire a un probabile inizio. Hohenzoller diventa arcivescovo di Magdeburgo a 23 anni. Altro oro nelle casse del Papa, compra anche il Ducato di Halberstadt. 1517, Magonza. Il più vasto principato ecclesiastico di Germania attende la nomina del nuovo vescovo. Se ottiene la nomina, Alberto mette le mani su un terzo del territorio tedesco. La sua offerta: 14.000 ducati per il vescovado e più 10.000 per la dispensa papale che gli consente di tenere tutte le cariche. La banca Fugger di Augusta anticiperà la somma. Ad operazione conclusa, Alberto deve Fugger 30.000 ducati. Sono gli stessi banchieri a indicare le modalità di pagamento. Alberto deve promuovere sui suoi territori le indulgenze di Papa Leone X. I fedeli verseranno un contributo per costruire la Basilica di San Pietro. In cambio riceveranno un certificato. Il Papa li assolve dai peccati. Soltanto metà dell'incasso finanzierà i cantieri di Roma. Alberto userà il resto per pagare il Fugger. L'incarica affidata a John Tetzel, il più esperto predicatore sulla piazza. Tetzel batte villaggi per tutta l'estate del 17 fino al confine della Turingia, che appartiene a Federico il Savio. Federico vende per conto proprio le indulgenze e non tollera concorrenza. Ma Tetzel è un figlio di puttana. Sa che i sudditi faranno volentieri poche miglia oltre la frontiera. Un nulla osta per il paradiso vale il tragitto. Grandi rivieni di anni in cerca di rassicurazione. Indigna a morte un frate agostiniano dell'università di Wittenberg. Non può tollerare lo sceno mercato messo in piedi da Tetzel con bolla e stelma papale in bella vista. Il 31 ottobre 1517, il frate
affigge sulla porta settentrionale della chiesa di Wittenberg 95 tesi contro il traffico delle indulgenze, scritte di suo pugno. Si chiama Martin Lutero. Con questo gesto ha inizio la riforma. Centro campeggiano il Papa, l'imperatore, i cardinali, i principi d'Europa. Ed io invece sono l'ultimo superstite di me. Mi trascino presso tutti i suoi morti. Ai margini gli agenti discreti e invisibili. La moneta del regno dei fogli. Dovevano sul petto a ricordarmi l'eterna oscillazione della fortuna. Su di me l'occhio di Carafa. La disperazione non mi visita ormai da qualche tempo. Come se il mio animo si fosse chiuso alla sofferenza. Riuscissi a guardare le cose da lontano, come se le leggessi un libro. Eppure da quelle pagine sale ancora l'ombra nera che mi accompagna da sempre. A ricordarmi che nessun prezzo possa dare il conto, che non si paga mai abbastanza e non esiste un rifugio sicuro. Agenti discreti e invisibili. C'è una partita che deve essere chiusa. Se deve essere fino alla fine, che sia. Tutto ciò che mi teneva in salvo. Ci sono soltanto io e gli spettri che mi accompagnano. Non un nome, non una parola, soltanto queste memorie che nessuno leggerà mai, perché sono le memorie di un fantasma. Un punto d'origine. Memorie che ricompongono frammenti di un'epoca. La mia e quella del mio nemico.